È vero che bisogna lasciare Headroom per il mastering in fase di mix? Io sono Luca Cordero, mix e mastering engineer, e oggi ti spiego un po' come funziona l'Headroom e tutti i miti che ci sono dietro. Come prima cosa è importante capire che cos'è l'Headroom. Per Headroom si intende il range dinamico, quindi il range di volume in cui un sistema, che può essere un plugin, una macchina analogica o la DAW, può lavorare prima di perdere la sua linearità e iniziare magari a distorcere o comunque non lavorare più come era stata pensata. Per esempio, sulle macchine analogiche, superando un certo punto di volume, iniziare a distorcere, oppure allo stesso modo in digitale, se superi lo 0 dB di picco, inizierai a introdurre distorsioni digitali. Per farvi capire meglio, andiamo un attimo sul plugin Doctor. Ho aperto qua un'istanza di Mystic di acustica audio e potete vedere che qua ho il controllo sul pre, vediamo le armoniche generate. E vediamo che finché siamo nel range di Headroom, diciamo, del plugin della macchina analogica emulata, le armoniche che andremo a generare sono più o meno sempre le stesse, ovviamente aumenteranno all'aumentare del volume. C'è però un punto in cui l'Headroom finisce e la macchina analogica inizierà, o in questo caso il plugin, inizierà a rispondere in modo anomalo, comunque non lavorare più nel modo in cui era stata pensata originalmente. Infatti, se vado ancora su, vediamo che a un certo punto, eccolo qua, iniziamo a generare molte più distorsioni. Insomma, il processamento non è più proprio come è stato pensato, ma appunto va a essere molto più non lineare, cioè distorsioni, eccetera eccetera. Per questo nel mondo analogico è buona regola mantenere determinati range di volumi, che sono più o meno intorno ai meno 18 dB nei singoli canali e poi meno 12 sul master. Questo proprio appunto per rispettare l'Headroom di determinate macchine analogiche. Però finché noi usiamo dei sistemi lineari come i plugin che non emulano saturazioni o compressioni, come per esempio un EQ, qualsiasi tipo di plugin digitale appunto che non ha non linearità, a quel punto il volume a cui entriamo è assolutamente indifferente. E stessa cosa succede nella DAW. Quando tu lavori su una DAW, quasi tutte lavorano a 64 bit internamente. E questo vuol dire che hanno un range dinamico molto più alto dello 0 dB. Per questo motivo tu puoi andare anche in un canale magari a più 5, più 6 dB e non sentirai appunto la distorsione del clipping digitale. Questo perché appunto internamente la tua DAW lavora questi valori molto più alti che permettono di riprodurre il suono anche sopra lo 0 dB. È possibile anche esportare questa tipologia di calcolo esportando a 32 bit. Quando tu esporti a 32 bit il range dinamico è molto molto più alto e quindi anche se tu esporti dei suoni che sono positivi nel picco di dB, quindi magari anche 2-3 dB, non avrai alcun tipo di distorsione. Il suono sarà esattamente uguale, semplicemente un po' più alto di volume. Quindi la questione preoccuparsi o meno dell'Headroom in mastering non è legata al volume di picco finché esportate a 32 bit. Ve lo faccio vedere al volo. Abbiamo qua un semplice drum bass che ho preso. Vedrete al momento come picco è intorno ai meno 5.8. Vado a metterci un trim, quindi volume, gli do 12 dB e lo vado ad esportare, gli vado a dare un bounce a 32 bit. A questo punto lo rimetto nel progetto, ovviamente sarà, come vedete, molto più alto di volume. Ora cosa faccio? Vado a togliere il trim da questo, così quello originale torna al volume di partenza, e a questo metto un trim ma al contrario, quindi meno 12. La risultante adesso è che abbiamo lo stesso identico file di prima, quindi nonostante io abbia esportato con un picco che era positivo di 6 dB perché abbiamo boostato di 12 dB, se esporto a 32 bit e poi torno indietro di volume allo stesso modo, vediamo che mettendo in controfase, andiamo anche lui nell'out, vi faccio vedere come adesso entrambi suonano, ma è completamente cancellato perché ovviamente è lo stesso identico suono. Quindi se adesso mutassi uno, ovviamente sentireste il drum bass. Come attivo l'altro, ovviamente va in controfase, quindi si cancella completamente. Vi faccio vedere proprio che la cancellazione è meno infinito, quindi vuol dire che il suono non è cambiato per niente. Quindi la questione di esportare a meno 6 per i mastering in realtà non è importante finché esportate a 32 bit. Quello che è importante è avere un range dinamico e un bilanciamento del mix ben gestito. E quello aiuta ovviamente a avere una struttura di gain. Quindi è buona norma comunque durante il mix cercare di stare in determinati range, soprattutto se si usano emulazioni analogiche, perché come abbiamo visto per esempio prima su Mystic, le emulazioni analogiche tendono a avere una loro headroom e quindi a un certo punto inizieranno a non comportarsi più come sono state pensate.
Poi quegli effetti si possono usare in modo creativo spingendo tantissimo un plugin, però ovviamente una scelta creativa non deve essere data dal fatto che state entrando troppo alti nei vostri mix. Quindi non preoccupatevi al picco di uscita del master, preoccupatevi prima di aver fatto tutto giusto, perché magari state entrando altissimi prima, poi per questa cosa abbassate semplicemente il master, ma quello non cambia più niente perché, come abbiamo visto, il volume di picco non va a incidere in questo caso. Quindi quando esplorate per master, concentratevi più sul range dinamico del vostro mix, e la quantità di armoniche, saturazione e il bilanciamento generale di tutto. Se avete bisogno di qualche info riguardo su mastering, eccetera, scrivetemi pure qua sotto nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Grazie e ci vediamo alla prossima.